Belli canottari, bentornati qui Yoshi. Oggi siamo qui con delle clippettine per quanto riguarda Son Potma 89 e una recensione veloce per proprio questo giocatore, visto che mi avete chiesto in tanti, io vale la pena farlo, non vale la pena farlo. E almeno vi mostro delle clip e dopo queste clip vi dico anche, insomma, mio parere riguardo questa carta e tutto quanto. Intanto vi mostro la squadra all'interno della quale ha giocato. Quindi questo è il team con cui ho giocato la VL, l'ultima partita l'ho giocata con Dybala al posto di Perisic. Son ha ricoperto la posizione di GOC all'interno del 4-2-3-1 e di ATT nel 4-1-2-1-2 stretto, nel 3-4-2-1 e nel 5-3-2. Quindi, ora vi lascio alle golosissime clip della Weekend League, dopodiché vi dico un po' la mia su questa carta e niente, a tra poco, ciao! Abbiamo capito come Musa sonna, mi sa. Sonaldo! Ma che animazione era quella, scusami. Tacci tua. Vabbè, ma Sonne se ti reagire è troppo forte. Vedi? È entrata Dalla, è entrato. Godo. Non c'ha senso, Son, raga. Penso il 95% dei tiri che ho fatto a giro da fuori aria li ha messi tutti. Mo' vabbè, per sta gioco Mister 90 di tiro col 3 hit di precisione. Ma è una cosa clamorosa. Godo, non so che è successo, ma godo tantissimo. Ma Muriel che giocatore è? Bella sta palla, oh. Che gioco. Oddio. A me Son che cazzo è il giocatore comunque, raga. Guarda qua. Draghetto. Fatta bene, ormai tira a giro, tanti le mette. Ha messo. Eccoci qui, tornati. E dopo queste clip, penso che avete potuto ammirare,
Avete notato cosa? Che Son ha il tiro a giro più rotto del gioco, secondo me. Non ho provato un bel po', ho provato da Ronaldo, ho provato Neymar, Mbappé, ho trovato Cruyff, ho provato praticamente di tutto e di più. Ma qualità-prezzo, probabilmente questo Son, che al momento sta sui 580-600, è una delle carte più forti del gioco. A me ha fatto letteralmente impazzire, me lo sono fatto più perché avevo investito dei crediti, ci ho guadagnato abbastanza in vista del pot della Premier League. Ho detto, mi sono avanzati delle carte, più ci ho avuto uno scambio, ho detto, proviamolo. E probabilmente me lo porterò avanti per almeno un mesetto o due, visto quanto è forte. Allora, secondo me non c'ha contro, proprio come carta. Cioè, non c'ha veri e propri difetti. Anche fisicamente è un giocatore che tiene estremamente botta. Complice probabilmente il fatto del 90 che equilibrio con motore, io ho utilizzato con motore. Se lo vedete usato esterno, secondo me è un calciatore, ma centrale secondo me è devastante. E in più ha anche roccia come traits, che penso, insomma, lo aiuti un pochettino. Anche un buon body da 1,83. E c'è un ottimo work rate. Allora, i pro, il dribbling. Il dribbling è un ottimo dribbling nello stretto. Skill estremamente veloci. È rapido, ma veramente rapido, anche perché quando lo utilizzi anche solo con la levetta si muove in una maniera incredibile. Non è Neymar, chiaramente, ma è un giocatore veramente valido sotto questo punto di vista del dribbling, delle skill. Il 5 di piede debole è clamoroso, anche perché avete visto nei clip, destro, sinistro, tiro a giro da fuori area, sempre gol. E la cosa ottima sua è che non ha il traits tiro d'esterno. Quindi, poi, quando ce l'ha sul mancino, non ti farà mai l'animazione del tiro d'esterno, ti fa l'animazione col tiro col mancino. E a 5 di debole, quindi te la mette. Altro pro, i passaggi. Sembra una cosa così, però i passaggi, sempre con motore, per carità, però i passaggi me li ha fatti veramente bene. Passaggi perfetti, giocatore veloce, anche solo con motore, poi effettivamente a 95 velocità, non spicci. Altro pro, vabbè, il tiro, ma penso l'abbiate, cioè, dentro, fuori dall'aria, di testa, al volo, de cazzo, come te pare, la mette sempre e comunque. Colpo di testa non l'ho provato. I calci d'angolo li batte, è uno di quelli a cui mi sono trovato meglio, ho provato a batte con chiunque, sarà 99 d'effetto, ma li tira veramente bene, ci ho fatto 5-6 cose, stavo guidando il de testa, d'angolo battuto da lui. Colpo testa, appunto, suo non l'ho provato, perché effettivamente ce li facevo, cioè mi è capitato di fare pure qualche cross in game, magari Perisic la metteva in tuffo, piuttosto che crossa per lui, piuttosto preferisco dargli la palla raso terra. Altra cosa, secondo me, positiva è il work rate. Perché c'ha un ottimo work rate alto alto. Se lo giochi COC, vedete, nel 4-2-3-1, come mi è capitato alle ultime partite, rientra e molto spesso tende anche ad intercettare i palloni dell'avversario. Altro pro, la resistenza 91. Ti gioca 120 minuti senza problemi, anche se attivi il pressing, anche se metti qualunque tattica, ti fa tutta la partita. Insomma, secondo me è un giocatore straconsigliato. Chiaramente poi a livello di ibrida o metti Sissoko. Comunque in 4-3 non è difficile da ibridà, ok? Metti Sisso, oppure lo incastri con due giocatori della Premier League o con un'icona, uno della Premier. Non è difficile da ibridare, chiaro che un po' ti limita. Il ruolo è una S, ce ne stanno tanti in quella posizione, ma secondo me al momento a questo prezzo, come lui, non ce ne sono. Perché COC, ATT, Effort. Guarda, io secondo me COC con Prato Icon, top qualità prezzo te lo metto primo. E probabilmente uno dei tre più forti in assoluto. Di quelli, ovviamente. Sì, ma proprio in assoluto, penso. Onestamente, perché COC, tanto che ci vuoi mettere un 4-2-3-1. Neymar probabilmente gli sta leggermente avanti, ma costa il doppio. Poi fisicamente sono pedite più forti. Non è il dribbling di Neymar, non ha il 5 di skill. Però poi, ok, Cruyff. Tu mi dici Cruyff è un fenomeno, lo adoro. Però Sonne costa 3 milioni e mezzo di meno. E non ha così tanto in meno rispetto a un Cruyff. Non te farà elastico, per carità. Però il mio consiglio che vi posso dare è, se volete farlo, perché avete visto le clip e tutto quanto, e vi piace, vi può piacere come carta, secondo me fatelo. Calcolare il video, mo esce di mercoledì. Entro giovedì, perché venerdì potrebbero uscire le icone, dovrebbe uscire giovedì il pot della Ligue 1. Quindi le carte d'SBC potrebbero alzarsi un pochettino di più, e di conseguenza, nel momento in cui si alzano, il prezzo di Son si alsa, e il momento che lo vai a pagare 800-900 mila crediti, veramente debutti su Neymar, fino a quando costa la metà, perché poi qualche scambiabile nel club penso che ce l'avete. Ci sta, e ci sta tutto, è fortissimo. Se no, se poi si alza, onestamente, perde un po' di senso la carta, ok? Detto ciò, ragazzi, spero di
e niente, che vi possa essere piaciuta questa recensione, che magari vi fate sonno e invece divertitemi quelle, che tra le altre cose, ultima cosa, è estremamente divertente secondo me da utilizzare, mi sono divertito veramente tanto a giocarlo. E niente ragazzi, come al solito noi ci vediamo su Twitch, io vi mando un bacione e ciao!